Dopo avervi raccontato tutti i presunti dettagli su The Elder Scrolls 6 in un video che trovate qui sul canale di EveryEye.it, passiamo in rassegna gli ultimi rumor diffusi su Starfield, un altro dei pilastri che compongono la lineup next gen di Bethesda. Prima di proseguire, come sempre, ricordate di iscrivervi per non perdervi nessun nostro nuovo contenuto. Lo stesso insider che ha divulgato tantissime informazioni sul sesto capitolo di Elder Scrolls ha offerto qualche dettaglio su Starfield, che dovrebbe essere uno dei protagonisti della conferenza di Bethesda al prossimo E3 e di almeno un teaser pubblicato prima dell'evento di Los Angeles. Secondo l'utente di Reddit, il titolo dovrebbe calare i giocatori all'interno di un universo popolato di molteplici razze aliene con cui interagire e proporre questline sorprendentemente interessanti e variegate, capaci di sovvertire le aspettative del pubblico. Missioni che per la gran parte offriranno svolte narrative e crocevia decisionali interessanti e profondi, senza cedere ai canoni tipici delle fetch quest. Inoltre i giocatori non avranno mai l'impressione di essere stati puniti per aver adottato uno specifico approccio, in linea con un'impostazione rolistica tanto sfaccettata quanto appagante, alla base di un gameplay nel quale la costruzione della build avrà sempre un'importanza concreta. Il team di sviluppo punta a proporre un'avventura con una longevità compresa tra le 70 e le 120 ore, il tempo necessario per completare la gran parte delle missioni principali e secondarie, esplorare l'intera mappa di gioco, fare la conoscenza di tutte le fazioni e arruolare la totalità dei compagni. Come per The Elder Scrolls 6, anche in questo caso tutte le informazioni vanno considerate come rumor privi di ufficialità, quindi vi consigliamo di prenderle con la solita cautela. Ora la parola spetta a voi. Cosa ne pensate di questi rumor su Starfield e quanto attendete la nuova opera fantascientifica di Bethesda? Fatecelo sapere, come di consueto, nella sezione dedicata ai commenti.